La Juventus finalmente è tornata alla vittoria senza subire gol, due gol, eh, ha ipotecato eh, questa finale. È eh, difficile dire che ha ipotecato eh, o bisogna aspettare ancora per vedere una Juventus al top contro la Fiorentina. Ecco due elementi molto importanti per stabilire se la Juve c'è e è ritornata. Grazie. Ma è ipotecato no perché ci abbiamo giocato la parte di ritorno. Eh una volta sul 3-0 andava a Milano eh, si passò a rigori si conquistò la finale a rigori quindi facciamo un passettino alla volta stasera è stata una bella partita avevamo l'obiettivo di tornare alla vittoria ma soprattutto perché è una competizione diversa ora da, da domani dobbiamo pensare a sistemare il campionato abbiamo un mese per cercare di sistemare il campionato nel migliore dei modi la Fiorentina è una squadra forte è una squadra che domani sera giocherà con l'Atalanta eh, sono tutte partite difficili da quella fine del campionato perché comunque sono tutti scontri retti e abbiamo bisogno di punti, soprattutto tornare alla vittoria in campionato in casa. Quindi ci prepareremo con calma, stasera è stata una bella vittoria, voluta dai ragazzi e eh, abbiamo, abbiamo fatto veramente una buona partita. Buonasera, Alessandra D'Angiora, e Sport. Volevo sapere quanto ha dovuto eh, e come ha lavorato sulla paura eh, della squadra che in parte si è vista nel primo tempo, eh, anche in quell'occasione del rigore dato o eh, non dato, fino poi a, a quando si è sbloccata nel secondo tempo. Ma la squadra non aveva paura, è normale che in questi momenti qui mh, è più il senso di responsabilità che dobbiamo avere, i ragazzi sono stati molto bravi. Il primo tempo abbiamo fatto fino al rigore, soprattutto abbiamo fatto una buona partita, ma anche il primo tempo abbiamo concesso poco e niente, abbiamo sbagliato qualche, eh, qualche passaggio dall'ultimo passaggio. Poi al secondo tempo abbiamo fatto meglio perché comunque abbiamo corso di più verso la loro porta. e I ragazzi sono stati bravi, soprattutto c'è stata una grande coesione di squadra a livello difensivo. Buonasera mister Luca Cavallero Tienvo Radio. volevo chiederle quanto vi, galvanizza, a livello, vi galvanizzerà a livello psicologico e morale il fatto che abbiano segnato Vlaovic e Chiesa nella medesima partita per quanto riguarda le partite successive. Grazie. Ci deve, ci deve, questa vittoria ci deve dar fiducia perché comunque veniamo da un periodo difficile, quindi era legata a un obiettivo della Coppa Italia e abbiamo giocato il primo match, il secondo sarà a Roma e non sarà facile. Per quanto riguarda Vlaovic e Chiesa sono due attaccanti, hanno fatto una buona partita e di questo siamo tutti contenti, ma come siamo contenti di tutto il resto della squadra, anche chi è entrato, direi ha fatto bene. Buonasera Marco Bo, tutto sport, volevo chiederle se secondo lei questo è stato il miglior Vlaovic dell'anno come partita, gol a parte che è stato anche un gran gol e poi se Ildiz in questa occasione quando è entrato effettivamente ha dato un valore aggiunto. Io credo che parlare i singoli stasera non abbia senso. Credo che la squadra ha dato una risposta importante. Soprattutto, mh, credo che Vlaovic stasera la cosa migliore che ha fatto è quando ha fatto 70 metri al contrario a recuperare una palla al limite dell'area. Questo sono segnali importanti di una squadra che comunque fino ad ora, eh, nonostante l'ultimo periodo dove, abbiamo, dove sono mancati i risultati, a livello di impegno non è mai mancata. Ora però dobbiamo, abbiamo una responsabilità importante, quella di, centrare, di cercare di centrare l'obiettivo della finale Coppa Italia e soprattutto di centrare quello che è l'obiettivo principale della Juventus quest'anno a giocare la Champions l'anno prossimo. Mister, buonasera, Gusto Ciccione con il TV. Le volevo chiedere, eh, nella gara di sabato la Lazio è sembrata fisicamente più pronta ecco, di, di voi nel giocare quella partita e poi l'è riuscita a portare a casa all'ultimo minuto. Nel primo tempo, dopo i primi dieci minuti, la partita a me sembrava essere simile, però poi inizia la ripresa e voi cambiate. Eh, C'è stato, secondo lei, ecco, non so che cosa vi siete detti, avete alzato il ritmo, magari avete fatto qualche accorgimento, volevo sapere cosa è successo e cosa vi siete detti per il primo e il secondo tempo e se ha visto magari un calo dal punto di vista dell'intensità della Lazio. Perché eh, siete magicamente ecco siete sembrati veramente superiori ecco, nella ripresa? No, diciamo che abbiamo allungato un pochino i traiettori di passaggio, abbiamo attaccato un po' più, più la linea di, difensiva loro e questo le ha, le ha creato delle difficoltà, soprattutto per le qualità e le caratteristiche dei nostri attaccanti. Però la Lazio comunque è una squadra pericolosa perché ha tecnica e solo facendo una difesa del genere eh, li potevamo limitare. Buonasera, mister, Simonino Villamo, la TV. Io ho negli occhi lo scatto di Danilo al 92esimo che prova a raggiungere di fatto un pallone servito da, da Ken. Volevo chiederle, nella sua idea, quanto la sua crescita fisica abbia inciso in positivo nella solidità difensiva che questa Juve ha in questo momento? Grazie. Stasera, per dire, a Roma abbiamo sbagliato sul gol, un gol evitabile a Roma, sabato. Eh, abbiamo fatto 3 o 4 errori dalla gestione alla palla fino al momento del cross. Stasera, questo si vedeva, si percepiva che non, non accadesse perché, comunque, la squadra era attenta era tutti i contrasti eh, diciamo, l'abbiamo portati a casa. Invece, domenica e sabato a Roma abbiamo perso molti contrasti. Francesco Bellino, agenzia qual è lo spunto che prende da questa serata? Non so, magari. L'intensità, la cattiveria, la lucidità degli attaccanti sotto porta? Lo spunto, lo spunto che più che spunto, diciamo la conferma che è una squadra comunque che si sa prendere le proprie responsabilità anche in un momento difficile come questo, e quindi ora bisogna, non bisogna esaltarsi perché. Non abbiamo fatto niente, non abbiamo, né, non abbiamo né conquistato la finale Coppa Italia e ne abbiamo conquistato la Champions. Abbiamo gli obiettivi aperti e quindi un passetto alla volta per arrivare agli obiettivi finali. Antonio Polino, Radio Bianconera. Eh, ti volevo chiedere eh, se ti trova d'accordo la decisione di togliere il rigore alla Juventus. Si rispettano le regole, questo lo sappiamo. Però, cosa hai continuato a chiedere, magari al quarto uomo? Ti abbiamo visto in una fase un po' accesa in quel frangente? No, stavo, stavo solo parlando col quarto uomo, niente di che, noi rispettiamo gli arbitri, il VAR, le decisioni, anche perché non si possono cambiare, quindi eh, vanno accettate con serenità anche perché ti possono creare nervosismo e quindi perdere concentrazione su quello, il focus di quello che è la partita. Le ultime due, qui davanti, poi salve mister è Andrea Castellano da Le volevo chiedere oggi: è partito subito con la difesa a tre, mentre sabato aveva iniziato a quattro per poi spostarsi. Ha pensato di cambiare stile di gioco proprio visto il pressing alto della Lazio sabato scorso e, soprattutto, se vede già una Lazio di tutor diversa rispetto a quella che ha affrontato l'anno scorso con Sarri e anche all'andata di quest'anno in campionato con Sarri. Insomma, se, se secondo lei la Lazio già, è già diversa e si può dire ancora qualcosa in questo campionato? Grazie, Ma sicuramente può dire qualcosa perché la Lazio è una buona squadra e lo dimostra il fatto che l'anno scorso sono arrivati secondi. E ancora in semifinale di Coppa Italia con noi, è una squadra che comunque tutto sta cambiando, soprattutto nella fase di pressione in avanti, dando molta pressione e creando delle difficoltà nel gioco. Ultima. Emanuele Gamba Repubblica, volevo chiederti se avevi la sensazione, se hai avuto la sensazione che questa partita potesse essere in qualche modo decisiva anche per te, per il tuo destino e se questa vittoria è sufficiente per dire che la crisi alle spalle o se aspetti se eh, c'è bisogno ancora di altri scontri? No, C'è solo bisogno di... Cioè abbiamo gli obiettivi ancora aperti, è molto più semplice di quello che sembra. Stiamo, stiamo lottando per arrivare in finale Coppa Italia e stiamo lottando per raggiungere uno dei primi quattro posti in Champions, quello che la società all'inizio ci aveva chiesto. Poi il 25 maggio, se saremo fuori dai primi quattro posti e se saremo fuori dalla, dalla finale Coppa Italia, vuol dire che avremo fatto sicur sicuramente una stagione non all'altezza, però noi metteremo tutto l'impegno possibile per arrivare nei primi quattro posti e metteremo tutto l'impegno possibile per arrivare in fondo. Nel calcio succedono anche queste cose, sono momenti di difficoltà però la squadra ha reagito molto bene con un grande senso di responsabilità. Domanda, se sei titoli, Come? Ma no, assolutamente, anche perché credo che ormai sono la vento, non so quante, quanti annate ho fatto di l allenatore, l'allenatore è valutato per i risultati e quindi di conseguenza. Bisogna cercare di fare quelli, poi c'è il momento in cui non si fanno. Giustamente, il primo che va eh, diciamo sulla graticola è l'allenatore, ma questo fa parte del nostro lavoro, è il bello e il brutto del nostro lavoro. Ecco perché esaltarsi quando vinciamo non serve a niente, le vittorie servono a dar fiducia, a continuare a lavorare per cercare di migliorare. Grazie a tutti. Grazie, buonanotte.